Pronto? Ciao. Ciao. Allora, pensavo nella puntata di oggi di parlare un po' di quello scandalo che ha visto coinvolta quella parlamentare del Movimento 5 Stelle, Jessica. Sì, va bene, va bene. Poi sai cosa possiamo anche fare? Per non fare due puntate così le voltiamo via anche brevemente. Parliamo anche del caso Grasso che è stato nominato presidente del Senato con l'appoggio di 7 membri del Movimento 5 Stelle. Sì, no, va bene, va Però bene. facciamo un quadro, diciamo, più psicologico, andiamo a inquadrare il personaggio e anche andiamo anche a inquadrare anche Schifani, che era l'alternativa, che era l'altro piatto della bilancia, diciamo. Sì, no, no, ma infatti. O se condividi i temi partiamo subito. Sì, per me va bene. Salve ragazzi, buona serata a tutti, è Andrea Bruno che vi parla. Questa sera parleremo di un tema importantissimo e di grandissima attualità. Parleremo del caso che ha visto Jessica Rostellato in una specie di scandalo. Uno scandalo dovuto al fatto che lei si è rifiutata di andare a dare la mano, a scambiare, diciamo, un gesto di cortesia da parte della Rosy Bindi. Ecco, io posso esprimere il mio parere personale. Il mio parere personale è che tra gente paritaria nella classe politica è meglio adottare non un comportamento di facciata, ma è meglio comportarsi distinto, comportarsi secondo quelle che sono anche le buone dorme della gente che non è tanto gafata, tanto scaltra dal marcio che c'è intorno. Secondo me Jessica, lei si è comportata da distinto, è quell'istinto innato in una persona ancora innocente, magari è innocente perché non ha fatto tutta la gavetta all'interno della politica per arrivare ad occupare il posto dove si trova, e secondo me bisogna dare atto a questa innocenza. Per me non è stato un gesto di maleducazione, ma è stato un gesto saggio, un gesto concreto per far capire che lei non vuole avere nulla a che fare con questa gente qua. Sinceramente io non me lo vedrei un Beppe Grillo che va a dare la mano a un Berlusconi, ovvero a un suo paritetico per quello che riguarda la nomenclatura della carica politica, per cui non vedo per quale motivo chi di livello, diciamo, non siamo a livello dei capi di partito, però a livello parlamentare non vedo perché bisognerebbe comportarsi diversamente. Io la mano la do a persone per cui ho stima e rispetto. Non vado a fingere, a fare quella falsa faccia, il sorrisino, stringere la mano, dare la pacca sulla spalla a una persona per la quale non ho alcun rispetto e non me ne frega niente. Poi, tra le altre cose, la Rosy Bindi, a mio modo di vedere, è un'altra di quelle persone che all'interno delle istituzioni rappresentano la mummia che non se ne vuole andare, la mummia che è lì sul cadaverino, incatenata e dal tanto che da lì da molto tempo ha fatto anche la muffa e le ragnatele. Oggi con noi nella nostra puntata come consuetudine abbiamo un ospite, l'ospite di oggi è Domine Dio. Domine Dio è il noto opinionista anche che segue le questioni sul nostro forum e a questo punto passo a lui la parola per un'opinione personale circa la vicenda. Domine Dio, come vedi tu questa vicenda? Cosa ci vedi dentro? Ci vedi qualche cosa di strano? Ha fatto bene? Ha fatto male? Come avresti te agito in questa situazione? Secondo me io nella vicenda vedo solo una inesperienza della ragazza e una sorta, diciamo, di provocazione fatta dalla Rosy Bindi. Sappiamo, insomma, che la Rosy Bindi ha cercato tutto per farsi rieleggere, per rientrare in Parlamento, si è anche fatta candidare in Calabria Cioè, e poi hanno la sequestrato. classica mummia che da lì non si può schedare, che se le inventa tutte, usa tutti i bug del nostro sistema politico per farsi rieleggere, che da lì proprio non la vogliono schedare, manco a cannonate. Esatto. Io quindi credo che la nostra Jessica abbia avuto una reazione di stizza nei confronti di questa persona come mummia che gli si è presentata di fronte. Alla fine, parliamoci chiaro, se a me mi si fosse presentata di fronte a Berlusconi, potrei aver usato oppure la Bindi di fronte a me, fossi stato al posto della Jessica, oggettivamente parlando potrei aver avuto risposte del tipo: signore, signora, mi dispiace, ma purtroppo non me la sento. Potrei usare termini diversi, ma alla fine la sostanza non cambia. La nostra Jessica è semplicemente schifata da questo comportamento. A proposito di Schifato, poi ti farò qualche domanda anche su Schifani, visto che è ancora d'attualità. Sì, infatti. Ma però diciamo, in via preventiva, se fossi stato te al suo posto, secondo me avresti addirittura adottato delle contromisure che nemmeno sarebbero arrivate lì a Sì, porti. esatto. Come sono io caratterialmente, avrei preso la parola durante il dibattito e avrei detto chiaro e tondo, insomma, avrei espresso chiaro e tondo la mia opinione su tutta la situazione, tutta la questione. In che senso? Cioè, nel senso, avrei espresso chiaro e tondo quello lì che pensavo, cioè avrei fatto capire che per me pensavo che circa più della metà dei deputati, grossa parte dei deputati e dei senatori per me andrebbero arrestati per altro tradimento. Una di questi è Rosy Bindi. Rosy Bindi, anni, una delle persone che
fanno gli inciuci e via. Sì, però dall'inciucio all'altro tradimento, diciamo, c'è un po' una distanza. Oddio, non c'è la distanza, perché parliamoci chiaro, hanno inciuciato con Berlusconi. Berlusconi alla fine è un traditore dell'Italia, assieme a Prodi, hanno sostenuto Prodi. Prodi è un altro traditore dell'Italia. Ricordiamo che sono Prodi e Berlusconi sono state le due persone che hanno svenduto l'Italia all'imprenditoria straniera, che hanno svenduto per addirittura pezzi di partecipazioni statali a due soldi. Cioè addirittura in alcuni casi c'è state dichiarazioni secondo cui, ad esempio, le acciaierie, le vecchie acciaierie siano stati venduti a un terzo del valore del mercato. Sì, però a parte questi casi sporadici, però non è che si può dire che Berlusconi non sia uno che non ha fatto gli interessi del paese, cioè non è il classico che si è fatto solamente i cazzi suoi, cioè questo bisogna anche No, si dirlo. sono fatti, infatti ti posso dire, non è che hanno proprio tradito, perché si sono trovati di fronte un sostegno Che che poi hanno. in tal nostra Berlusconi non è che uno che si è messo lì dentro in politica per farsi i cazzi suoi. Sì, infatti si è fatto solo i cazzi suoi, insomma, si è fatto i cazzi suoi per le mazzette dalle sul gas che arriva verso la Russia, per le mignotte, insomma, che gli portava Putin. Insomma, queste persone per me sono tutti traditori, quindi è normale che una persona che è attaccata al paese, che ha sentito discorsi del tipo per un primo ministro italiano far rimpiangere Mussolini è una cosa impossibile, Berlusconi ci è riuscito, tutte le persone come Letta, la Bindi, D'Alema, che hanno detto in passato meglio Berlusconi di Grillo, cosa si aspettano? Che uno quando li vede gli fa: ah, ciao Rosy, come stai? Me lo fai un autografo? Cioè, insomma, uno ognuno Diciamo, un minimo di ritegno per mantenere 5 spanne di distanza ci dovrebbe essere in ognuno dei grillini. cioè, secondo me il ritegno, loro giustamente Grillini non hanno avuto ritegno, tuttavia in questi casi li esorto sempre a agire preventivamente in modo da far capire a quelli della vecchia guardia che non c'è spazio per avere avvicinamenti, fare un discorso chiaro in Parlamento dicendo siamo qui per il nuovo. Poi guarda, io aggiungerei un'altra cosa che, e questo è un consiglio che do caldamente a tutti i parlamentari, anche i senatori. Quelli lì è meglio comunque, se li volete tenerveli vicino, potete tenerveli vicino, però è meglio comunque tenerseli davanti che di dietro. Infatti, perché quelli lì, diciamo che di dietro potrebbero fare delle brutte sorprese, ecco, potrebbero generare, dare, diciamo, delle brutte sorprese alle persone, potrebbero far trovare improvvisamente, diciamo, potrebbero far sorgere delle morroidi extra, perché queste persone sono abituate a fottere il prossimo. Ma adesso volendo anche toccare un altro tasto dolente di oggi, ovvero la questione Grasso, e poi mi allaccerò anche alla questione di quello col riportino che adesso mi sfugge il nome. Ah Ma sì, Schifani detto schifoso. sì, Schifani, ma te come la inquadri questa vicenda? Perché io mi riferisco adesso anche per chi ci ascolta a tutto questo scandalo che è nato intorno al fatto che qualcuno di testa sua all'interno del movimento, parliamo di 7 persone, ancora non tutte identificate, hanno dato sostegno a Grasso anziché tenere la linea del partito. Te come la vedi questa situazione? E visto anche che l'antagonista di Grasso era Schifani, come inquadreresti anche il personaggio? Perché noi qui abbiamo due personaggi, anzi, più che la domanda essere concernente, la domanda che ti sto facendo, non voglio che sia concernente questo scandalo, che forse è anche un finto scandalo, perché alla fin fine non è successo niente, le cose sarebbero andate comunque in questo modo qua. Quello che ti voglio chiedere io è più o meno un profilo che vede a confronto i due personaggi, ovvero Grasso contro Schifani, cioè mettiamo i due sul piano della bilancia e vediamo anche quelle che potevano essere in quel momento lì le preoccupazioni di chi andava a esprimere il proprio voto negli interessi anche del Movimento 5 Stelle, ovvero di tutti noi che sosteniamo questo movimento. Io, A te la guarda, parola. se noi disegniamo il profilo dei due candidati, noi ci troviamo di fronte a due persone che hanno, diciamo, delle ombre, perché noi troviamo Mister Schifani, ho detto anche Mister Riporto ribattezzato da me, il signor Schifoso. Cioè, solo poi alla fine, anche volendo vedere le cose, sono uno l'antagonista dell'altro. Sì, È consideriamo come insomma la dire situazione. Goldrake contro Mazinga, Sì, nel senso fa. Gundam contro i Barbapapà. Esatto, diciamo, uno noi abbiamo, se noi definiamo una cosa, noi sappiamo che Schifani è stato socio d'affari di un mafioso. Ricordiamo anche che Schifani era il fratello di uno del caposcorta del giudice Falcone, e che è stato sospettato di aver fornito informazioni alla mafia su quando arrivava Falcone. Beh, poi Ricordiamo.
sapendo anche che Schifani fa parte dell'entourage di Berlusconi, cioè quel sospetto è qualcosa anche molto di più di sospetto, anche perché abbiamo visto anche altri avvenimenti recenti, tipo il fatto che Provenzano in questi giorni doveva andare a testimoniare sui fatti concernenti la combutta tra mafia e Stato, e stranamente Provenzano è scivolato, ha battuto il capoccione e l'hanno tolto di mezzo in questo modo qua, non è più in grado di intendere, per cui la sua testimonianza a processo è stata annullata. E ricordiamo anche che Provenzano, quando è scivolato e ha battuto il capoccione, era ufficialmente da tenere sorvegliato con la videosorveglianza, cosa che invece non è stata applicata e nessuno si spiega perché. Quando c'è di mezzo Berlusconi, chissà come mai, quando c'è di mezzo, perché adesso noi parliamo anche di un processo che vedeva coinvolti i rapporti tra Stato e mafia. Lo Stato negli ultimi 20 anni da chi è stato rappresentato? Da Berlusconi. Provenzano in quel processo lì di chi è che poteva parlare? Poteva parlare degli avvenimenti che avevano coinvolto la politica negli ultimi decenni, per cui il non plus ultra della politica italiana, diciamo, se in Russia abbiamo Berlusconi, in Libia fino all'altro giorno abbiamo avuto Gheddafi, l'Italia chi è lo Stato? Chi è stato l'uomo di Stato per l'eccellenza, onnipresente dappertutto, che ha fatto anche le acrobazie per rimanere lì saldo al suo posto? Noi abbiamo Berlusconi, per cui alla fin fine Provenzano avrebbe parlato di avvenimenti concernenti la politica italiana e le relazioni con la mafia, cose che avrebbero messo in bilico Berlusconi, anche per tante altre vicende che adesso non stiamo qui a citare, ma sono comunque vicende che vedono coinvolti dei fatti di mafia. Andiamo a pensare che Berlusconi per 20 anni ha tenuto nascosto a casa sua un latitante di mafia. Andiamo a pensare che nell'entourage di Berlusconi c'è gente che comunque è implicata in concorso esterno in associazione mafiosa. Cos'è il concorso esterno in associazione mafiosa? È esattamente, se applicato nella criminalità comune che noi tutti conosciamo, sarebbe il fiancheggiatore. Esatto, quindi noi ci troviamo di fronte a un personaggio mister schifoso che lascia dei seri dubbi, perché ha un potenziale informatore per l'assassinio di Falcone, e questo è una cosa pazzesca, secondo me. Invece come inquadreresti Grasso come personaggio? Che analogie tireresti fuori? Diciamo, lo chiedo perché io ci ho visto alcune analogie con qualche personaggio storico, torniamo quasi indietro di un secolo, però qualcosa ci ho visto, voglio vedere se anche te c'entra. Diciamo che Grasso, diciamo, come magistrato può essere una persona piuttosto dubbia, visto che si dice che uno degli informatori di Grasso sia Dell'Utri, e che abbia fatto un patto nascosto con Dell'Utri quando era magistrato. Tu mi sostieni, mi fai fare carriera, mi dici chi arrestare e dove si nasconde, e io nel frattempo ti proteggo, una sorta di scambio. Grasso per molti di questi metodi ricorda un personaggio storico che noi, diciamo, che i pochi che non conoscono, i molti che non conoscono la storia della mafia o dei processi a mafia Camorra e 'Ndrangheta non conosceranno, è il capitano Antonio Fabbroni. Chi era storicamente il capitano Antonio Fabbroni? È stato il primo nell'Italia Unita che ha, diciamo, fatto il primo maxi processo di Camorra. In cosa c'è la similarità fra i due, fra Grasso e il vecchio capitano Fabbroni un secolo fa? Tutti e due hanno sfruttato delle informazioni riservate al solo scopo di fare carriera. Grasso è stato tirato avanti, sostenuto come procuratore nazionale antimafia, rispetto a Castelli qualcuno dice che sia stata fatta al travaglio, dice che addirittura è stata fatta una legge apposta. Alcuni fascicoli sono stati quando era procuratore Palermo su Dell'Utri, sono stati volontariamente nascosti. Poi notiamo che il procuratore Grasso molto spesso ha utilizzato gli stessi metodi del capitano, ovvero sia al dire le stragi hanno avuto dei mandanti politici. Sì, è quell'alludere, però non fare i nomi, dici il fatto, e questa cosa qui trova in effetti una grande analogia col personaggio storico. Sì, se poi pensiamo anche, diciamo, così, poi pensiamo anche, diciamo, pure il loro andamento di carriera. Ricordiamo che velocemente dopo il processo Cuocolo il capitano Fabbroni è stato velocemente proposto generale, così come Grasso velocemente è arrivato alla procura nazionale antimafia, la nazione di Fabbroni. Sì, sembra insomma il moderno capitano Fabbroni, una persona, magistrato, diciamo, un membro delle forze dell'ordine, diciamo il modus operandi è quello. Sì, il modus operandi è quello, diciamo.
anche frasi sibilline, fare l'accusa ma non fare il nome, com'è? sì, fare accuse ma non fare il nome, tenere dossier nascosti pronti a utilizzarli per in caso di bisogno, utilizzare accordi. Il parere che mi sono fatto io, ma potrei anche sbagliarmi, che Grasso lui è nel PD, ma lui dentro agisce come infiltrato. Eh sì, è chiaro, ma quello mi sono. Questa è stata anche una cosa che gli ha detto anche Crozza, nel senso, ma mi dica, perché vuole andare in Parlamento a un lavoro. No, ma io nel senso infiltrato non perché si ricicla nel Parlamento, tenta la carriera politica, ma secondo me lui è dell'altra sponda del PDL, ma ce l'hanno messo lì dentro per fare l'infiltrato. È il No, cosiddetto quello non sotto. credo, però credo piuttosto che Grasso tenga nascosti molti dossier, perché la sua carriera non, così veloce non si spiega altrimenti. Beh, il dossier, così a indovinare, un dossier potrebbe essere benissimo su dell'utri. Sì, è chiaro che è su Dell'Utri. Cioè, adesso domandiamoci un attimo come mai Dell'Utri abbia sempre elogiato Grasso, abbia detto peste e corna di De Magistris e di Ingroia, ma su Grasso l'ha sempre definito una persona onorevole, so che farà bene il suo lavoro. No, per quello che ho detto che è un infiltrato fiancheggiato dall'altra sponda. Ma non credo che sia Franchi fiancheggiato dall'altra sponda, perché ha fatto, credo piuttosto che in realtà Grasso abbia sfruttato questi dossier per fare carriera, perché ricordiamo che è arrivato a essere, diciamo, procuratore nazionale antimafia sotto Berlusconi. Quindi diciamo Appunto, dovrebbe pure. avere grazie al fronte di Berlusconi, però guarda caso si ritrova nelle file di un altro partito. Esatto. Si ritrova perché secondo me li ricattava. Cioè, ho questa impressione che il nostro caro procuratore nazionale antimafia Antonio Grasso li ricattasse. Come d'altronde Però non sa. prima, diciamo, di lanciare Però diciamo, potrebbe essere delle l'antidoto. opinioni, io Io secondo me, mi faccio molto sulle analisi. scusa se ti interrompo, Domenico, secondo me sarebbe, prima di fare delle accuse, anche se si fanno, creare anche il contesto che vedono queste accuse che vanno a persone presunte di comportamenti, diciamo, illeciti. Non ritengo che Grasso abbia fatto, diciamo, cioè la mia, diciamo, più che altro è un'anemia storica, perché ricordiamo che per ricatto, diciamo, una parola forse utilizzata, una parola un po' forte, ma in realtà potremmo dire benissimo anche il solo semplice fare intendere che io so. Beh, quello era quello che faceva sempre Grasso, il suo modus operandi era proprio quello lì, era quello. Fare intendere che io so, insomma, E se è il che modus. sarei pronto a utilizzare la cosa. E se è Fabbroni 2 la vendetta? Sì, esatto, ma ricordiamo, diciamo, che Fabbroni a suo tempo fu accusato di ricattare i politici da parte dei giornalisti perché non faceva i nomi. Naturalmente a suo tempo queste accuse non furono provate perché? Perché? Però una volta comunque c'era molta più onestà anche da parte della stampa, perché adesso chi cazzo gli viene in mente più di fare accusare qualcuno per queste cose qui? Ormai la stampa dà sempre Ma ragione allora eravamo un paese più serio, ecco. Adesso comunque è un paese mediamente dei buffoni. Poi il capitano Fabbroni, allora, cosa fece? Fece, insomma, rispose con una querela e, diciamo, risultò vittorioso. Ma poi che cosa? 100 all'incirca, 90 anni dopo, da uno studio fatto all'università, si scoprì che in realtà questi giornalisti avevano ragione, che il procuratore Fabbroni aveva in camera questi dossier e che si è andato direttamente nel ministro, dall'allora ministro dell'interno, a dirgli: qui, bello mio, o mi mandi avanti, oppure io domani c'è il processo cuocolo, questa cosa le tiro fuori. E si sono manifestati questi, tant'è che Diciamo che dietro le parole sibilline in realtà c'era anche qualcosa di non so se concreto. con Grasso ci sia la stessa identica cosa, però diciamo che. Però il modus operandi, il fatto di alludere, non fare nomi, lanciare messaggi anche abbastanza evidenti, e quel modus operandi c'è. Sì, quel modus operandi è lo stesso, cioè, certo, spero insomma che non sia la stessa identica situazione, che diciamo è Però chiaro che. intanto il nostro lavoro di cronaca noi lo facciamo, noi lanciamo un sospetto, noi non siamo nella posizione di accusare nessuno, perché se noi lo fossimo in quella posizione lì, chiederemo anche di procedere noi direttamente agli interrogatori di farli parlare, noi non abbiamo questa possibilità, però lanciamo la cosiddetta pulce nell'orecchio. Chi ha potere di andare a fondo nelle cose, chi ha la curiosità di interessarsi su chi e cosa e dove e chi sta muovendo le acque e quali sono i meccanismi che giostrano la politica, è chiaro che queste persone, sentendo anche quelle che sono le nostre supposizioni, saranno in qualche modo stimolate a conoscere una verità che volendo si potrebbe anche portare a galla. Portare a galla non necessariamente
non necessariamente compiendo delle azioni clamorose, basterebbe anche un po' di investigazione giornalistica fatta in modo serio, in modo vecchio stampo, quel modo che oramai dall'Italia è 20 anni che è scomparso. Esatto, tuttavia, cioè, secondo me esiste non solo la spiegazione del ricatto delle frasi sibilline, perché potrebbe esistere anche un'altra spiegazione al comportamento di Grasso. Diciamo che storicamente mantenuto da Grasso, cioè oltre, diciamo, l'averlo utilizzato per far carriera, potrebbe esserci stato, e questo potrebbe leggerlo, diciamo, un accordo sotto banco fra lui e Dell'Utri. E secondo me questa potrebbe essere anche forse una spiegazione molto più probabile quando era magistrato, perché diciamo che Grasso ha coperto molti dossier su Dell'Utri. Però Dell'Utri, diciamo, quando parla di Grasso ne parla discretamente bene, dice che è una magistrata, una persona seria. Allora il rapporto di scambio si evince proprio in questa simbiosi reciproca. Sì, è chiaro, una simbiosi reciproca, modi di cose per cui Dell'Utri molto probabilmente ha contrattato con Grasso della serie: io ti do informazioni dove sono dei latitanti, come li vuoi trovare, dove si trovano, però tu mi copri. Diciamo, questa secondo me potrebbe essere l'ipotesi a meno più probabile, perché non mi spiego come mai Dell'Utri parli così bene di Grasso, e non mi spiego d'altra parte anche come Grasso tutte le volte utilizzi delle frasi sbilline senza dire, insomma, parliamo, insomma, di un sospettato, di una cosa, senza dire. Quindi il caso Grasso, a meno, escludendo l'ipotesi, diciamo che ci potrebbe anche stare che sia esistito un accordo per cui Dell'Utri sia stato un informatore di Grasso. Ma invece per quanto riguarda Schifani, che non mi ricordo mai il nome, questo qui col riportino, Schifani, visto schifoso da me ribattezzato, che era l'altra variante in alternativa a Grasso, in che contesto tu lo vai a inquadrare? E io Schifani lo inquadro proprio come un delinquente, ricordiamo che sotto processo, diciamo, sotto processo per mafia, per aver avuto dei soci mafiosi. Quindi, essendo, diciamo, in questa situazione, io Schifani lo inquadro in questo ambito. Quindi diciamo un attimo che la situazione che è soggetta, diciamo, che è successa anche nel Movimento 5 Stelle sull'appoggio a Grasso rispetto a Schifani, diciamo, io lo inquadrerei molto chiaro, insomma, che le due scelte sono, stiamo parlando, una scelta fra un mafioso e un giudice, diciamo, un magistrato che utilizza metodi piuttosto dubbi, anche se c'è da dire. È chiaro che la componente meridionale del Movimento può aver risentito di una pressione dell'elettorato locale, perché ricordiamo che l'Italia è stata fatta decisamente con lo sputo e tenuta insieme dalla corruzione dal 1860, e quindi ci portiamo 152 anni di corruzione, il fatto di essere culturalmente ancora divisi in 7 stati. Quindi, diciamo, avendo sentito questa pressione dell'elettorato locale che diceva: ragazzi, un mafioso capo del Parlamento noi non lo vogliamo. È chiaro? E diciamo, non hanno votato Grasso perché lui vedevano, che ne so, la persona rigorosa di Stato, come poteva essere ad esempio il mitico prefetto di Ferro Cesare Mori, ma l'hanno fatto per evitare l'eventualità, anche se remota, poi si è dimostrata che comunque non sarebbe mai successo, che presidente del Senato andasse a finire una persona che non c'entra niente con le istituzioni, che nemmeno lì dentro dovrebbe neanche esserci. Sì, esatto, cioè, è stata una pressione da parte dell'elettorato locale che ha specificato, diciamo, una diversa sensibilità, magari, per cui, diciamo, che un senatore del Movimento 5 Stelle del Nord poteva seguire bene la linea della linea ufficiale del gruppo, per un senatore, diciamo, del sud Italia si è creata una questione, cioè non si trattava, è chiaro che non hanno votato Grasso come potevano votare il mio antenato Cesare Mori, come potevano votare Borsellino, come potevano trovare, loro hanno votato Grasso perché con questa storia del voto segreto loro non sapevano se oggettivamente c'era la certezza matematica, diciamo, non ci poteva essere, anche perché nessuno è nella mente di quello che votano gli altri, c'era anche il dubbio di quelli di Monti, che anche loro erano abbastanza... Ma poi quelli di Scelta Civica di Monti stavano trattando per votare Schifani e volevano convincere il PD a votare Schifani, cioè... Porca paletta! Cioè, c'è questo fatto, quindi che cosa è successo? Che loro volevano convincere il PD a votare Schifani, potevano, diciamo, convincere non solo il PD a votare Schifani, ma anche, diciamo, a farlo Presidente del Senato. È chiaro, diciamo, che un senatore, diciamo, del Movimento 5 Stelle del Sud, perché, diciamo, parliamoci chiaro, tutti quelli che hanno votato per Grasso
del Movimento 5 Stelle erano tutti del sud. Se c'è gente che ha più a cuore, più sensibile sui problemi della mafia, perché la mafia ce l'hanno in casa. Sì, è chiaro, insomma, problemi più sensibili. Ma proprio quelle che ti mettono le bombe sul cavalcavia. Sì, esatto, sul cavalcavia, che magari c'è un negozio, ti chiedono il pizzo, quindi diciamo insomma che sicuramente queste persone ci si sono trovati di fronte a un dilemma. Si dice, ma se io seguo la linea ufficiale del gruppo dell'astensione, rischiamo di mandare avanti Schifani, e oltre a mandare avanti Schifani, cioè noi torniamo giù e ci linciano, perché dice, cazzo, ti ho mandato su per non avere i mafiosi fra i coglioni, cioè adesso ci me lo sono trovato qui, come mai? Tra altre cose, in Schifani anche l'origine etimologica del suo cognome è proprio sintomo del personaggio di stirpe fatto in quel modo lì. Cioè sì, è chiaro, ma poi consideriamo insomma che la definizione che ha dato Grillo, insomma, di trovarsi a scegliere fra un forte raffreddore grasso e la peste bubbonica Schifani, cioè per molti, diciamo, senatori del Movimento 5 Stelle meridionale è stato un caso di coscienza. Purtroppo qualcuno, cioè Grillo, sospetta che l'abbiano anche fatto apposta a creare volontariamente col PDL questo caso di coscienza. Non lo so, però la cosa, a me non so se sia vero, se abbia ragione o no, ma è chiaro che secondo me almeno non drammatizzerei più di tanto, perché è una questione, un problema col voto segreto che ci poteva stare, perché seppur fosse stato palese, probabilmente quelle persone, sapendo, avendo la certezza che Schifani non poteva essere eletto presidente, diciamo, avrebbero seguito le indicazioni del gruppo. Ma col voto segreto e considerando anche le varie sensibilità locali, diciamo che queste persone, diciamo, hanno agito in base alla sensibilità che si è creata, diciamo, che si è creata in quel momento. Quindi io esorterei, almeno personalmente, Grillo, diciamo, a considerare questa cosa come, non solo come una trappola, ma anche come un problema, diciamo, della mancata, diciamo, della una rappresentanza delle varie sensibilità locali, del fatto che comunque il paese non sia, diciamo, culturalmente unito, e diciamo a concentrarsi sulle cose serie. Sulle cose serie quali sono? Il reddito di cittadinanza, il tetto delle pensioni, il conflitto di interesse e via. Perché un conto, diciamo, è essere presi su questo dilemma di coscienza dato anche dal voto segreto, e un conto per cui dice, cazzo, dice, ma mister riporto schifoso, se lo trovano presidente due giorni dopo mi vinciano perché rappresenta un sistema di potere mafioso, e un procuratore dai metodi dubbi, beh, meglio procuratore dai metodi dubbi, lo appoggiamo, rischiamo e via. Adesso mi stanno facendo dei segni terribili dalla regia, il nostro tempo a disposizione è finito. Un'ultima domanda: nel qual caso un senatore, uno a caso, qualche, o un parlamentare, un personaggio a caso, dovesse avvicinare un nostro grillino e tendergli la mano, ammettiamo che questo sia appunto Schifani, come deve comportarsi il nostro rappresentante? Personalmente, almeno far finta di non vedere, passare e andare oltre, non ti curare di loro, ma guarda e taci, proprio fare lo gnorri. Esatto, proprio un senso di, proprio di, per me no, come si guarda un verme, un viscido, una cosa a forme che esce dalla tazza del cesso, guardando in quel modo lì. Sì, esatto, come quando uno, una volta che si è pulito, diciamo, come quando si è pulito, guarda quello lì che sta dentro la tazza del cesso. Esatto, senza discussioni, senza niente, semplicemente non risponde, perché ricordiamoci che ogni avvicinamento, diciamo, decisamente una provocazione. Ok ragazzi, la nostra puntata finisce qua, speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa conversazione. Noi non abbiamo nessuna pretesa che chi ci ascolti la pensi nello stesso modo, anzi sarebbe una cosa anche abbastanza dubbia se tutti la pensassero come noi. Il nostro scopo non è quello di accusare nessuno, ma di indurvi a riflettere. Noi siamo dei rappresentanti della cosiddetta classe pensante, gli intellettuali, e cerchiamo di smuovere le menti in modo da ritrovarci sempre più gente con degli scrupoli di coscienza, e anche sempre più gente che si interessino di politica, che vanno ben oltre da quelli che sono i reality show e le stronzate che ci propinano in televisione. Ragazzi, interessatevi di politica, interessatevi su chi siano i nostri rappresentanti in Parlamento e al Senato, chi siano i nostri dipendenti, in che modo ci rappresentano, e soprattutto andate a tirare fuori tutti gli scheletri dall'armadio. Un caro saluto a tutti, ci vediamo la prossima, a te Domine Dio. Un caro saluto a tutti, e vi esorto, cari ragazzi, a pensare, andare appunto dalla questione, non trovare mai facili risposte.